Una settimana dopo, venuto il tempo della sua circoncisione, gli fu messo il nome Gesù. Poi Giuseppe e Maria portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Nel Tempio vi era un uomo pio e giusto, al quale lo Spirito Santo aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo. Il suo nome era Simeone. Oh Signore, ora che hai mantenuto la tua promessa, lascia che il tuo servo se ne vada in pace. I miei occhi hanno visto il Salvatore. È questo bambino. Siate benedetti. E quando ebbero compiuto il loro dovere in obbedienza alle leggi del Signore, partirono da Gerusalemme e tornarono a Nazaret. Quando Gesù compì 12 anni, Giuseppe e Maria lo portarono a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma mentre se ne tornavano a casa, si accorsero che Gesù non era con loro. Allora tornarono in città in cerca di lui e dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai rabbini e agli anziani. E chi è questo bambino che risponde così? È nostro figlio. Pensavamo fosse in viaggio con noi. Vi prego, perdonatelo. Tutti quelli che lo avevano udito erano meravigliati. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti cercavamo. Eravamo molto preoccupati. Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Tornò con loro a Nazaret e cresceva in sapienza, in statura e in grazia, davanti a Dio e agli uomini.